cosa può e deve fare il nostro governo per avviare un vero processo di legalità e combattere le mafie? In assoluto la prima cosa che si può fare, ed è gratis, partire dai giovani, dai ragazzi, per far capire loro che è una strada che non porta a un futuro migliore. E poi naturalmente si tratta di persecuzione, di leggi antimafia, anticorruzione, e su questo non ci piove. Giovanni è vivo e lotta insieme a noi, è superiore di me. Che emozione hai provato partecipando a questa manifestazione? È sempre una bella emozione, perché siamo venuti a ricordare delle persone che hanno lottato per noi, e per, se non fosse stato per loro non saremmo giunti a questo punto. Cosa pensi della mafia? Che è un cancro sociale, si dovrebbe distruggere al più presto, e noi ragazzi lo stiamo facendo anche partecipando a queste manifestazioni. Grazie anche a voi! Ho provato molta emozione e anche molto dispiacere per le vittime della mafia, che hanno combattuto contro la mafia e hanno cercato di distruggere la mafia. Ora tocca a noi però distruggere la mafia. La nomina che arriva adesso è un'importante carica, la carica all'antimafia. Io ricordo veramente questa data, il 23 maggio del 1992, mi trovavo ad un campeggio scout con altri bambini. E ricordo all'arrivo di quella notizia lo sconforto negli occhi dei nostri capi, lo sconforto, i pianti, le lacrime, noi bambini che non capivamo e vedevamo gli adulti che dovevano guidarci in grande confusione, quindi smarriti anche noi. Oggi vedere a distanza di tantissimi anni, di quasi più 20 anni, tanti altri giovani, però con certezze, non più smarrimento, ed è quella certezza dell'impegno e della resistenza alla lotta alla mafia, credo che debba responsabilizzare, ma darci anche una speranza in più, perché siamo convinti che ormai questo fa parte del bagaglio formativo di ogni siciliano. Riguardo proprio questa nomina, ci saranno dei cambiamenti, qual è il primo segnale che vorrai dare? Il primo segnale è la legge 15 del 2008, una legge bellissima che parla di interventi reali contro la mafia, le associazioni, le cooperative, e che non è mai stata resa operativa, per cui sicuramente lotteremo su questo, ma apriremo altre inchieste partendo soprattutto dagli eroi di serie B, che sono coloro che sono stati dimenticati in questa terra. Guardate, proprio qualche giorno fa ho presentato una mozione in Parlamento per chiedere al Presidente della Repubblica l'istituzione della medaglia al valore civile per la resistenza antimafia al popolo siciliano. Partiremo proprio da questo, perché riteniamo offensive le dichiarazioni di chi ritiene che la Sicilia sia terra di mafia, perché noi riteniamo che invece la Sicilia possa dare un grande insegnamento a tanti altri su che cosa significa legalità, e soprattutto ha già tributato tanto in termini di sangue. Abbiamo avuto anche un ministro dello sport qui a Palermo, abbiamo creato tanti laboratori dello sport a Piazza Maggiore, dove i ragazzi sono divertiti e hanno trascorso una giornata di sport, quindi la legalità e lo sport, e soprattutto i valori dello sport, devono viaggiare su un unico binario.